Buonasera a tutti e grazie a Rossella per questa bella introduzione che ci porta al centro delle ragioni per cui siamo tutti qui. E quello che hai descritto è davvero un unicum che noi chiamiamo sistema campus. Sistema lo abbiamo detto, lo abbiamo inventato circa un anno fa, quando ci siamo trovati di fronte alla necessità di raccordare le diverse realtà del campus, che sono un insieme di realtà che seguono delle autonome linee di sviluppo, direttrici di sviluppo, che però hanno la loro cifra distintiva nella trasversalità e nell'integrazione. Il compito in particolar modo dell'associazione degli enti promotori è fare in modo che questa strategia d'insieme si realizzi in un unicum, quindi, come diciamo di sovente, quello che è importante è non avere soltanto dei bravissimi solisti, ma avere un'orchestra. Le varie realtà di cui stiamo parlando sono questa che noi vedete qui, una bellissima realizzazione visiva che sostanzialmente ci fa vedere il Policlinico. Dall'altra parte però abbiamo l'università, le aule, il centro per anziani, l'asilo per i bambini. Cioè, quindi è una realtà diciamo, che si interfaccia su sul mondo di Roma, quindi vive in un contesto di 90 ettari che confina con dei parchi naturalistici di qualche migliaio di ettari, con la tenuta di Castel Porziano della Presidenza della Repubblica. Quindi siamo in una specie di angolo che può dare illuminazione, diciamo, cultura, formazione, fare ricerca, per un contesto naturale di quasi 6.000 ettari, che ci siamo posti anche con l'obiettivo di proporre alla città di Roma di rinaturalizzare, cioè di retrodattare dal punto di vista biologico sia la vita animale che la flora, in maniera tale da ricostruire su basi diverse una ricerca che sia legata per esempio all'ambiente. Cioè, quindi non solo c'è il nuovo rettore Eugenio Guglielmelli, che dal 1 novembre ufficialmente prenderà il suo ruolo, ma è da alcuni mesi che, grazie all'intelligenza di Raffaele Calabrò, che è l'attuale rettore, siamo riusciti a fare questa transizione già assecondata, morbida. Comunque, la cosa importante è che l'università One Health, come poi vi dirà lui, si occupa della cura della salute delle persone e dell'ambiente. Quindi il fatto di aver integrato insieme la bioingegneria industriale, la bioingegneria informatica, oltre alla ingegneria biomedica, alla facoltà di medicina, scienze infermieristiche, la facoltà di scienze, però il tutto legato anche ad una trasversalità che mette insieme l'estrazione per esempio di farmaci particolari dalle piante per utilizzo farmacologico, la sperimentazione clinica del Policlinico. Tutto questo richiede a questo punto un'integrazione, un'armonia di sinergie che questo gruppo di accademici, insieme allo staff delle persone che lavorano all'università, io sono certo che riusciranno a mettere insieme, perché sono persone intelligenti che lavoreranno molto bene insieme, che già stanno dando dei risultati notevoli sia sul piano scientifico che della ricerca. Dal 1 gennaio di quest'anno c'è la Fondazione Policlinico Universitario Campo Biomedico, che ovviamente si è qualificato per diventare IRCCS. Abbiamo la fortuna di avere un presidente unico della... Stasera non c'è l'ingegner Carlo Tosti, ma lo saluto con affetto e con gratitudine, perché ci ha consentito, attraverso il mantenimento del doppio ruolo, lui è un manager che ha visto di tutto, ha gestito aziende con migliaia di dipendenti, quindi ha lo stile e il know-how per fare queste cose. È importante che ci sia a questo punto una gestione unica, uno spirito unico. La cosa per noi importante è lo spirito, che debba animare tutti allo stesso modo. Poi un'altra parte, una componente essenziale di queste realtà di cui vi sto parlando, è la Fondazione Alberto Sordi, che ci siamo, perché a questo punto abbiamo fatto questo ragionamento, in questo che abbiamo presentato addirittura per l'iniziativa del nostro direttore generale della CBM SPA, Mimmo Mastrolitto, e del presidente Davide Lottino. Abbiamo presentato questo progetto al Senato, ma per una sola ragione: noi abbiamo bisogno dei permessi per fare tutte queste cose. Voi avete percezione chiarissima delle difficoltà burocratiche che si incontrano,
Per farvi un esempio, abbiamo piantato con l'aiuto della Fondazione Arbolia di Cassa Depositi e Prestiti 3 ettari di piantine. Ci hanno scritto una lettera di rimprovero perché non le abbiamo messe secondo i dettami del Ministero dei Beni Culturali e dovevamo chiederlo prima, secondo probabilmente uno schema diverso da quello che abbiamo fatto. Cioè, ve lo riferisco per dire soltanto che questa presentazione al Senato l'abbiamo fatta per dire è un grande progetto culturale di ecologia della natura e di ecologia dello spirito che devono andare insieme, perché altrimenti stiamo parlando dell'età dell'acquario, mentre invece nel caso nostro dobbiamo fare in maniera tale di restituire quello che facciamo meglio di come l'abbiamo trovato, cioè dobbiamo essere partecipi della creazione e in un certo senso testimoni di amore verso le altre creature, verso i nostri simili, attraverso le nostre opere. La cosa importante è che in questo schema di Social Green Master Plan, che loro intelligentemente ci hanno fatto presentare al Senato, in modo che poi noi a marzo torniamo al Senato per dire ci avete dati permessi e non ce li avete dati, chi non ce li ha dati e perché, perché credo che sia abbastanza importante far capire anche al contesto della città di Roma che questo è un progetto che riguarda la comunità di Roma, della grande capitale. Comunque in questo quadro noi abbiamo anche un asilo per i bambini, ci sarà la scuola materna, cioè il fatto di avere poi una strategia di presenza delle persone anziane, che non è quindi un approccio al silver economy, perché questa cosa non mi piace l'espressione, silver economy è un discorso mercantile, stiamo parlando invece in inglese di elderly care, cioè di avere cura delle persone in età, che è giusto che si ritrovino in un ambiente in cui ci sono i bambini che vanno alla scuola materna, i bambini che vanno all'asilo, alla scuola elementare, gli studenti universitari, attraverso percorsi dove si può fare attività fisica, un'attività anche un percorso spirituale, mi auguro che si possa mettere anche un percorso in cui ci siano delle immagini sacre, dove uno può fare meditazione, una parte sportiva, una parte di teatro, una parte di musica. Quindi a questo punto l'inserimento di questa vita, di questi anziani, all'interno di una comunità viva che partecipi a questo punto di tutte le fasi della vita. Ovviamente abbiamo anche noi, qui mi vergogno quasi a dirlo di fronte a Don Enzo e al dottor Converti, quello che abbiamo fatto per l'hospice e per accompagnare le persone, alla fine, perché loro lo fanno da sempre, tra l'altro con degli esempi di abnegazione, diciamo, che io ho sperimentato su una persona, diciamo, di casa. E, però anche qui si stanno dando testimonianza quelli del Policlinico che assicurano questo servizio e i cappellani che riescono, una cosa insomma che io ho detto l'altro giorno, che magari qualcuno ha già sentito, lo ripeto. Uno dei nostri sacerdoti domenica scorsa è andato a trovare un signore di 65 anni che l'ha battezzato. Il giorno dopo si è confessato, dopo 2 giorni gli ha dato ovviamente la Eucaristia, dopo 2 giorni è morto. Quindi questo è il senso dell'hospice, cioè prendere questi signori o queste signore, questi bambini che sono in difficoltà e accompagnarli direttamente nelle braccia di nostro Signore. Ed è una cosa bellissima, quasi è la ragione per cui siamo qui, occuparci delle persone. Quindi non uno spirito, quando mi si dice ma la cosa deve essere efficiente, ogni tanto mi accusano di avere di mira l'efficientismo. No, cioè, la nostra è un'impresa che è anche un'opera apostolica, o come dico tante volte ai miei amici, è un'opera apostolica che è anche un'impresa. Quindi l'opera apostolica c'è se l'impresa sta in piedi, cioè se i conti tornano, se c'è la sostenibilità di quello che facciamo. Non mi dilungo, cioè sono grato a tutti, in particolar modo vedere intorno a questa sera tanti visi noti che non vedevo alcuni da anni. Ci siamo, con molti ci frequentiamo ormai da più di 40 anni, insomma, quindi molti li ho conosciuti ai corsi di orientamento familiare. Io personalmente vi ringrazio a nome dell'associazione, di tutti i nostri amici e colleghi, di quello che avete fatto fino adesso, di quello che potrete fare, perché siete imprenditori, amici, professionisti, avete messo a disposizione le vostre conoscenze, le vostre amicizie per poter sostenere le nostre attività. Noi abbiamo bisogno sicuramente di avere un'attività economica che sta in piedi per conto suo, però abbiamo bisogno anche di tanto risorse per la ricerca, per le borse di studio, per gli assegni per l'università. Quindi abbiamo bisogno del sostegno per poter crescere,
Nell'immediato dobbiamo stare attenti all'equilibrio, ma dobbiamo pensare al futuro. Lo dicevo prima con Don Barbante, senza pensare al futuro, il presente lo gestiamo nell'ordinario e non siamo qui per gestire l'ordinario, siamo qui per gestire un qualche cosa che lasci traccia. E come diceva il nostro fondatore, l'Opus Dei è l'opera di Dio, si deve vedere nelle cose, nei fatti, quindi dobbiamo seminare. Come dicevo prima, abbiamo messo delle piantine piccole e grandi così per rifare in maniera tale che chi viene dopo di noi trovi degli alberi. Grazie di quello che farete e soprattutto il nostro punto è questo: dobbiamo fare bene il bene. Mi ricordo che lo diceva Fabio Doppieri nell'ultimo incontro che abbiamo avuto. E soprattutto la risposta è una risposta di carità, perché il nostro amico indimenticato Joaquin Navarro, che stava insieme a Paolo Arullani nella Biomedical Foundation, ci ricordava che tutto questo lo facciamo per benevolenza, cioè per amore nei confronti degli altri, o per meglio dire, senza nascondere le nostre motivazioni. La nostra motivazione è una motivazione di carità, carità in senso di intesa come virtù teologale. Possiamo dire magari nei confronti di quelli che non hanno il dono della fede che parliamo di benevolenza, ma in effetti la testimonianza della carità è una testimonianza di amore, è anche quella che porta a donare una parte di quello che si ha, a presentare i propri amici, a sostenere queste cose, perché ci si crede, perché vogliamo in questo modo testimoniare il fatto che un pezzo di amore lo trasferiamo nelle cose che poi passiamo agli altri. Grazie.